differenza fra inferno e paradiso. Vedremo cosa ci regaleranno oggi in campo le due squadre. Milan che affronta l'Inter. Immagini che giungono live da San Siro, la scala del calcio è pronta per una nuova pagina del derby della Madonnina. Di fronte Milan e Inter, con me, come sempre, c'è Lele Adani. Che siate tifosi o semplici appassionati, appoggiate il telecomando e lasciatevi trascinare nel vortice di emozioni che solo queste partite sanno generare. In campo due squadre imbottiti di campioni, pronte a farci vivere lo spettacolo del derby. Che ha dovuto ripartire praticamente da zero dopo l'addio di Berlusconi. I risultati non sono stati dei migliori, una lunga fase di transizione. Era difficile, se non addirittura impossibile, poter pensare di ricominciare e vincere già da subito, nonostante anche gli sforzi fatti dalla nuova proprietà per allestire una rosa competitiva. Si comincia con il Milan in possesso di palla. Occhio al cross di Hazard. Inter che si affida a questi 11 dal primo minuto. In porta c'è Handanovic, in difesa De Vrij con Skriniar. Mkhitaryan insieme a Brozovic nella zona centrale del campo e due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Robin Gosens. La perdono. Ecco Hazard. Prova a sorprendere la difesa con un lancio profondo. Ha calciato al volo, non è entrata davvero di poco. Ha impattato la palla alla perfezione. E ci è mancato poco che non trovasse lo specchio. Palla rubata in una zona pericolosa. Inter che spinge a caccia del gol, c'è spazio per andare. Dobbiamo rimangiarci tutto, azione che sfuma. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Hazard. Colpisce al volo. Il tuffo del portiere evita il gol, ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinaria amministrazione per uno come lui. Parata più spettacolare, che difficile questa. 1-0, il vantaggio dei padroni di casa in questo derby. Ha messo a filo di traversa, come si vede da queste immagini, ha rischiato pochi centimetri più su e sarebbe finita alta. Si ricomincia con l'Inter che è sotto di una rete, proverà ad annullare lo sbaglio. Serginio destro. Neuhaus. Ci pensa lui spazzando. Brahim Diaz. Non va. Occhio all'Inter che avanza. Era oltre, anche se di poco. C'è il fuorigioco. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Tonali. Traversione al centro. La tiene senza problemi. Ecco Tomori. Passaggio intercettato. Hanno arretrato il loro ragionazione. Adesso stanno concedendo il pallino in mano agli avversari. Marcelo Brozovic.
intercetta il pallone in una zona complicata. Teo Hernandez controlla Neuhaus. Ecco Hazard. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Calcio di rigore per il Milan, non ha dubbi l'arbitro. Possono aumentare il divario. La parata! Occhio a cross di Hazard. Efficace qui la pressione, non è riuscito a metterla nello specchio. Tonali. Gosens. Gosens. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Brahim Diaz. Recupera bene qui il passaggio. Bennacer. Riceve Hazard. Di nuovo su Hazard. Continua il possesso, cerca il varco giusto. Contrasto efficace in area, il pallone recuperato. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro è che fosse il rigore, mi pare evidente. Mkhitaryan. L'arbitro ha ravvisato un fallo e ha concesso la punizione al Milan. Occhio ad Hazard che avanza. Riceve Hazard. Un minuto di extra time. Mkhitaryan. Dumfries. Palla in mezzo per Lukaku. Il gioco prosegue. Finisce qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Inizia la seconda frazione con l'Inter sotto di un gol. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione del pallone. Maignan, buona la risposta. Occhio al corner. Tonali. Occhio a Mkhitaryan. Recuperano palla. Nuovo arrivo in casa PSG, un giocatore sul quale gli osservatori del club parigino avevano messo gli occhi già da molto. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, Brahim Diaz. Entrata decisa. Brozovic. Marcelo Brozovic. Occhio a Brozovic. Prova il lancio lungo. Occhio a Mkhitaryan. Grande intervento difensivo. Mkhitaryan. Puntuale qui il difensore nel recupero. Neuhaus.
Occhio ad Hazard che avanza. Brahim Diaz ha diverse soluzioni, occhio. Muove molto bene il pallone qui il Milan, efficace il possesso rossonero. Sventa il pericolo. Occhio a Brozovic. Palla per Mkhitaryan. Torna la Serie A su EATV, segnatevi questo appuntamento. A sfidarsi saranno Milan e Bologna. Due grandi squadre, stanno bene in campo, si vede la mano del tecnico. È un piacere vederle giocare. Io non me la perdo di sicuro. Può calciare in porta. Maignan, grande intervento. Occhio a Hazard che avanza. Eden Hazard. Bennacer. Possesso gestito male dal Milan. C'è la norma del vantaggio, attacca l'Inter. Tonali. Gosens. Mkhitaryan. Possono pareggiare. E c'è il gol dell'Inter. Il gol ci viene mostrato da un'altra inquadratura e guarda l'esecuzione, è perfetta Pier. Abbiamo coordinazione, potenza, è un gran gol. Siamo di nuovo in parità, grazie al gol dell'1-1. Romelu Lukaku. Bennacer entra con decisione. Avanza palla al piede. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Ecco Lukaku. Nuovamente su Lukaku. Alla palla del possibile vantaggio. Decisivo qui, allontana la minaccia. Palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Attenzione perché c'è un cambio tra i rossoneri. Brahim Diaz. Una partita che sicuramente non vorrete perdervi, live qui su EATV. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre, giocatori dai piedi buoni, il pubblico che si esalterà sicuramente per le loro giocate. Non vedo l'ora. Il Milan sembra non accontentarsi del pari. E c'è il gol dei padroni di casa, attenzione! Cambia la storia del derby! Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Ed è Hazard. Servito Hazard. Va via il proprio marcatore. Respinto qui il cross. C'è la respinta qui. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Possono partire in contropiede, attenzione. Ripartenza che viene subito fermata. Occhio a Hazard che avanza. Può andare uno contro uno col portiere. Il portiere c'è su questo tiro. Occhio a Brozovic. Finisce qui. Si aggiudicano il primo trofeo della stagione. Un successo che dà morale in vista delle prossime sfide. Volevano la vittoria oggi per partire di slancio ed è arrivata. La squadra è sembrata già a buon punto, eh? E può ancora migliorare con il passare delle settimane. Non c'è cosa più bella per chi gioca della cerimonia di premiazione dopo aver conquistato un trofeo. Si ride, si scherza, ci si avvia verso il podio in attesa della consegna della coppa nelle mani del capitano. Momenti che vorresti non finissero mai e che resteranno scolpiti nella memoria dei protagonisti
e anche dei tanti tifosi presenti oggi sulle tribune. L'avevano preparata nei minimi dettagli, Pier, ci tenevano a portare a casa la Coppa. Una vittoria direi meritata che dà loro morale e gli consentirà di preparare al meglio i prossimi impegni. Tra i più attesi quest'oggi Lukaku, 4 gol nelle ultime 3 gare per lui, è in forma strepitosa. Squadre già in campo, si attende solo il fischio dell'arbitro. Tutto pronto a San Siro, pioggia che potrebbe in qualche modo condizionare l'andamento del match. Qui vi parla Piero Gipardo che con Lele Adani commenterà il match. Per i parati calcistici davvero più raffinati il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. Sfida che vede protagoniste Inter e Sampdoria. Un saluto a te Pierre e agli amici a casa. Ne ho viste commentate tante di partite, ma ogni volta è come se fosse la prima. Non vedo l'ora di iniziare. Prova a piazzare. Primo gol del match, hanno cominciato alla grande. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Recupera bene questo pallone. Interviene, intercetta il passaggio. Ronaldo Vieira. Cercano uno spazio interessante. Riconquista la palla grazie a questo intervento. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa dal fondo. Murru. Usa bene il fisico per proteggere palla. La legge bene, ferma il passaggio. Mkhitaryan. Prova l'avanzata l'Inter. Tonali. Intervento pulito sul pallone, minaccia sventata. Pallone che viene recuperato. Prova, si oppone al tiro.
L'assistente richiama l'attenzione dell'arbitro, c'è l'offside. Ha dovuto affrettare i tempi, Pier, ma secondo me poteva temporeggiare un attimo di più prima di dar la palla. Occhio a Mkhitaryan. L'arbitro concede la punizione, la posizione favorevole, non mi sorprenderei se ci fosse il cartellino. Entrata punita con il cartellino giallo. Provvedimento giusto a termini di regolamento, anche se non c'era cattiveria. Vedi, voleva prendere la palla. Prova. Punizione letta bene dal portiere, ha visto partire il tiro. Intercetta il passaggio e riparte. Attenzione perché è solo. L'arbitro indica il dischetto, è calcio di rigore, si può allargare la distanza fra le squadre. Arbitro che tira fuori il giallo e finisce qui la sua partita col secondo cartellino. Occasione da sfruttare per rafforzare il vantaggio. Freddissimo qui. Che riprende, ha allungato portandosi sul 2-0. Lazovic. Caputo. Caputo! Conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha sprecato una buona occasione qua per segnare, eh? Queste palle vanno sfruttate meglio. Gosens. Meno possesso palla dell'Inter rispetto agli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio. L'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la posizione ottima, vediamo. E c'è il gol! 3 reti di vantaggio e gara in ghiaccio. Bravi a far girare palli in occasione del gol e a trovare il varco giusto per colpire, come ci mostra il replay. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Si ricomincia la sola squadra in campo, Inter dominante fino a questo momento. Prova a farla passare. Ha aperto un po' troppo qui l'interno e la conclusione è finita larga. Occhio a Brozovic. Ronaldo Vieira. Allontana bene il difensore. Eric Mkhitaryan. Errore della circolazione nerazzurra. Pallone interessante. Recupero palla determinante. Potevano andare veramente in porta qui. Ecco Lukaku. Lukaku col tocco filtrante. Pallone recuperato molto bene, azione che sfuma. Ci sarà un minuto di recupero. Tonali. Si conclude il primo tempo qui a San Siro, squadre che tornano negli spogliatoi. È tutto pronto a San Siro per il calcio d'inizio del secondo tempo.
palla persa. Sale con il pallone. Il tocco profondo di Mkhitaryan. Conclusione che non sorprende il portiere. Batte lungo. Intervento non perfetto, vediamo se ne approfittano. Recuperano bene con questo tackle. Il City ha rotto gli indugi ufficializzando la conclusione della trattativa della quale si era così tanto parlato nei giorni scorsi. Si sono assicurati un elemento di valore assoluto, Pier. Questo è un professionista serio, è in grado di far fare il salto di qualità a questa squadra. Davvero notizie ottime per i loro tifosi. Occhio perché ci sarà un cambio. Ronaldo Vieira prova ad aggirare la difesa. Azione che viene interrotta. Tonali. Tonali. Palla per Gosens. Guadagna metri. Ottimo intervento in area. Murillo. IATV pronta ancora per il campionato italiano con la Serie A, partita che si giocherà tra Sampdoria e Udinese. Ho visto in azione entrambe. Ammetto di essere rimasto sorpreso dalla qualità del loro gioco. Speriamo possano darcene una dimostrazione anche nella prossima partita. Palla che termina fuori. Rimessa dal fondo. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. In campo con il numero 13 Jorginho. Caputo. L'appoggio per Quagliarella. Bravissimo qui il difensore che recupera. Entra con il numero 27 Fabio Quagliarella. Hanno spazio per andare in contropiede. Può prendere la mira e la mette, non sbaglia nemmeno questa volta. Hat-trick, tripletta per lui. Questo replay di un gol, una ripartenza perfetta. Ha aperto quindi il piattone e l'ha messa alle spalle del portiere che ha provato invano forse la conclusione. By the end of the summer, she was a lover. I saw her ex and he's dressing like me. Hair kinda messy like me. Nobody gets it like me. We made it to winter, the dinner. Standing on seats cause they playing our song. The waiter's always taking too long. Or maybe we're just staying too long. Perfezionano il cambio. Proveranno a sbloccarla inserendo un'arma preziosa dalla panchina. Vedremo se riuscirà a fare la differenza.
Salvi. Fanno girare benissimo il pallone. Avanza verso la porta. Cross che viene ribattuto. Palla che termina sul fondo. Sarà calcio d'angolo. Occhio al cross in mezzo. Nulla di fatto qui. Ottima lettura difensiva. Capisce tutto e intercetta il passaggio. È arrivata l'ufficialità e dunque Hummels è un nuovo giocatore del Manchester United. Non ha più molti anni di carriera davanti a sé, Pierre. Infatti lo stesso giocatore ha fatto sapere che potrebbe lasciare il calcio giocato una volta conclusa l'esperienza con questa maglia. Occhio qui alla ripartenza. Michel. Può colpire da lì. Va in porta. E c'è un gol straordinario al volo, esecuzione perfetta. Si ricomincia con l'Inter che è sotto di una rete, proverà ad annullare lo svantaggio. È ancora a terra, potrebbe essersi fatto male. Franchessi. Jorginho. Si vola verso la porta. Tutto fermo, c'è fuori gioco. Pallone buttato via. Problemi fisici piuttosto evidenti per lui. Dumfries. La mette in mezzo. E c'è il gol della parità, un po' sorpresa per come si era messa la partita e vista anche l'inferiorità numerica. Due a due, bella partita, parità assoluta. Ciciretti. Salvi. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. Occhio al tiro. Intervento comodo del portiere. Abbiamo tutto il tempo. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Prosegue spedito ancora. Che sì. Buono l'intercetto della difesa. C'è la ribattuta. Dumfries. Svetta il pericolo. E questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro, beh, che fosse rigore mi pare evidente. Giocata interessante per il compagno. Tentativo di cross respinto. Ha tentato il colpo di testa, ma il pallone è terminato di poco al lato. La sua è stata una buona intuizione, anche l'inserimento era corretto. Gli è mancato solo quel pizzico di precisione in più. 600 secondi da giocare ancora. Manca poco alla fine. L'Inter prova ancora un attacco per vincere la gara. La mette in mezzo. Il portiere si tuffa e dice di no. L'Inter vuole sfruttare questa occasione dalla bandierina. Allontana il pericolo. Occhio alla porta. Respinta sicura del portiere. Allontanano il pericolo. Bellucci. Scambiano bene il pallone. Cross sul palo lungo. Dionisi! L'intenzione era buona, la conclusione da dimenticare. Ci sono sostituzioni da una parte e dall'altra. Oh,
Match equilibrato, squadra caccia del gol partita. Segnare adesso significherebbe con ogni probabilità mettere una seria ipoteca sulla vittoria finale. E lo sanno bene. Attenzione alla palla buona in area. Gol che viene annullato per una posizione irregolare. Devi rimandare l'appuntamento con il gol, Pier. Fuori gioco per pochissimo, comunque in diretta sembrava tutto regolare. Occhio perché l'arbitro potrebbe anche estrarre un cartellino. Giallo per l'autore di questo intervento. L'arbitro non ha avuto dubbi, Pier. L'interpretazione, a mio modo di vedere, è corretta. Senza problemi il portiere sulla punizione avversaria. Fa filtrare un pallone interessante. Poteva nascere qualcosa di interessante. Attenta alla difesa. Gara che andrà avanti per altri due minuti. I tifosi vogliono il tiro. Buono l'intervento del portiere che salva il risultato. Qui potevano andare sotto. E Pier, prendere gol adesso sarebbe stato più di un problema. Palla messa in mezzo. La mette fuori su questo corner. Prova la botta. Conclusione della respinta. Attenzione, gol che viene annullato per fuori gioco. Protestano i tifosi, protesta la panchina, ma la posizione irregolare c'era e va aggiunto, Pier, che era difficile coglierla. Grande chiamata. Parità dunque, si va. Dumfries. C'è un cambio per l'Inter. Continua una sfida che ci ha tenuto incollati fino a questo momento. Vedremo le emozioni di questi supplementari. Salvi. Bellucci. Si affidano a una fitta rete di scambi. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E non sbaglia da lì. 3-2, partita molto spettacolare. Frank Kessié. Kessié. Occhio a Dzeko. Grande copertura qui. Bidawi. La mette sulla corsa del compagno. Ottimo l'intercetto. Adesso un nuovo possesso. Prova a salire ancora lateralmente l'Inter. Occhio alla conclusione. E c'è il gol della parità. Un po' sorpresa per come si era messa la partita. E vista anche l'inferiorità numerica. Un gol importantissimo che concede una nuova parità, è davvero una partita incredibile. Bellucci. Guadagna metri verso l'area. Ci sarà solo un minuto di recupero. Chance per passare a condurre. Tiene Andanovic, attenzione. Primo tempo supplementare che va in archivio, ancora in parte. L'allenatore sceglie questo cambio. Siamo arrivati al momento, al calcio d'inizio di questo secondo tempo supplementare. Bellucci. Dionisi. Spazza via sul traversone. Tira. Si allunga Andanovic e la toglie dalla porta. Occhio al corner. Ricorrono al pressing.
Buono qui l'intervento del difensore, sarà fallo laterale. Dionisi. Si alza la bandierina, offside millimetrico, ma che c'è? Occhio a Dzeko. Continua ad avanzare. La mette nel mezzo. Nessun problema qui per il portiere. Occhio al calcio d'angolo, vogliono il gol della vittoria. In mezzo. È incredibile, sono avanti a poco dal termine con l'uomo in meno. Straordinaria prova di forza mentale di questa squadra. La regia ci ripropone l'azione del gol partito tutto da questo calciatore, un'incornata che non ha lasciato scampo il portiere. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. Gran palla. E comincia un'altra azione importante a caccia del pari. Quarto uomo segnala, un minuto di recupero. Buona lettura qui, pallone recuperato. Guadagna campo. Non c'è più tempo, passa l'Inter. Le sfide dell'eliminazione diretta regalano sempre grandi emozioni. Pier, questa poi